Benvenuti su Abel, signor canale, sul tubo italiano, con il dottor Meg, il signor Lune, e ci apprestiamo ad affrontare il boss finale, si pensa, in Evoland. Bene, nello scorso episodio... No, era già qui, sì. Vabbè, ma mi piaceva prendere... Voleva provare l'ebbrezza di... Di volare. Nello scorso episodio il dottore aveva fatto un primo tentativo con il boss finale e adesso è il tempo di portare a termine questo gioco. Ah, sì, sì. E va bene. Quindi si riparte... Praticamente questa qui sarà una puntata copia e incolla di quella scorsa. Gli errori. Impara i propri errori. Certo. Ma che cazzo sei, Mago Zurli? Non lo sta beccando neanche se ci prova. Gna 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 gna. Dicevamo. Va bene, secondo me. Continua a muoversi. Appello. Va bene, va bene. Al cardiopalma con Zephyros, che fondamentalmente non abbiamo capito, nessuno ci ha spiegato perché dovrebbe avere una forma umana, ma ce l'ha. Ce l'ha. Tra l'altro le toglie 2/4 di cuore, la zampata. Ah sì? Sì. Esatto. La zampata. La smanacchiata. Una la risolta. Due. Ok, adesso parte il vomito. Il vomito. Maledetto. No! Bastardo. Il vomito. E io sono dall'altra parte, quindi ciccia. Arriva. Perfetto, a sinistra, esatto. Quindi merda. Bisogna continuare ad andare nella direzione in cui lo andava prima. Quindi se stavolta lo becca deve andare poi a destra, direi. Ok, vado a destra, perfetto, e allora è così. Perché non me lo prende? Deve puntare verso il dritto, signor Luna. Abbiamo anche la difficoltà che... Ok. Punti dritto. Ok, perfetto. Posto. Si sta avvicinando. L'uomo nero si sta avvicinando. Invece no. No, niente. Vada, dottore. Allora, riproviamo. Skippiamo tutto quanto. Tanto sapete dove vogliamo arrivare. Se sei brutto. Brutto forte. Lui c'ha un attimo così che ci deve pensare, ma siamo sicuri che dobbiamo farlo? Non possiamo fare l'amore? Non volevo... Volemmo se bene? Volemmo se bene, signor Luna. Amico Zephyros, che al solo problema, difetto di essere un cattivo enorme con dei corni che vogliono tutti. Poteva essere un rinoceronte, però il WWF ha pensato bene che lui non meritasse di essere difeso, e quindi così. WWF infame per te, solo le lame, tra l'altro. Esatto, e i corni. Tra l'altro lo stiamo prendendo iper safe, ma dal lato sbagliato. Perfetto. Ok. 2, 3, 4, 5.
Preso. Contrario, è vero. Niente. Ok. 2, 3, 4. Ok. Quindi 4. Alla quinta bisogna colpirlo. 2, 3, 4. Ah, bastardo. 5 stavolta. D'altra parte. Ma perché? Perché stavolta era dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5. E dall'altra parte. Ma l'altra volta però era il contrario, cioè 1, quando due, ha fatto la sua run 4, 5. Ah, perfetto. Esatto. Ma secondo me allora va a culo, perché non c'è un senso. 1, 2, 3, 4, 5. Tipo, no, è a culo allora. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E l'altra parte. Ma non... 1, 2, 3, 4. Niente. Non ha... Ah, peccato. Non ha un senso loro. 2, 3, 4, 5. Preso. Allora, siamo a 2. 2, 3, 4, 5. Niente. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso più o meno nel centro. Bene. Siamo a 3 adesso. 2, 3, 4. E ogni tanto lo fa da 4, ogni tanto da 5, il merda. Attenzione! Adesso? La sua vera forma è una palla rosa! E allora lo sapevi che eri un coglione! Cosa è successo? Ah, ok. Attenzione. Questa è la sua vera forma. Allora, potrai aver distrutto la mia armatura di pietra. Ma questa forma, in questa forma non potrei più colpirmi. E allora che cazzo gli serviva? Ti brucerò. Brucerò tutto. Ogni parte di te. Attenzione! Ah, questa è traccante. Sì, ma dobbiamo colpirla. Devo. Ok. Deve colpirla, esatto. In che modo? In modo che gli rimbalzi contro. Non è facile questo. Devo fare il rimbalzo. Devo fare l'unirimbalzone. L'unirimbalzone. Attenzione! Ah, non è facile questa no, parte. Più che altro perché va mirata. Non ricordavo che andassi mirata. Pensavo che semplicemente. Adesso se lui volesse. Niente. Niente. Dai. No. Questa. Buona. Oh. Dai, merda, niente. Vieni. Niente. Questa forse è quella buona? Sì. Niente, però. È andata anche Dio. L'ho colpita a culo. L'ho colpita a culo! Eh già. Guidando un'astronave a forma di pene. Ah! Missata. Bene. Ok. Questi servizi che neanche Serena Williams, attenzione. Quindi? Quante ne hai? Il dottore merda. Si vuole riscattare pesantemente dallo scorso episodio. Adesso c'è un dialogo. Eh beh, ovvio. Durante tutti questi secoli ho assistito a molte cose straordinarie. E tutti questi momenti andranno persi nel tempo, come lacrime nella pioggia. Oh. È tempo che io raggiunga la mia gente. Quindi? È un numbo. Ha abbandonato la partita. Quindi? Finito? Cioè, si è cagato. Ok. Perfetto. Quindi, cioè, sostanzialmente lui è scappato via con certo. La coda tra le gambe. Perfetto. E ora? Credo che abbiamo... Ah, ok. E però ancora non abbiamo vinto la partita della vita e della morte a carte.
Quindi avremmo dovuto avere le carte che avevamo e un po' di colore in più. Allora, tanto al momento... Emak Kuru, hanno tutti quanti dei nomi in codice. Jeremy Vitri Kuru. Nicolas Cannas, Sebastian Vidal, quindi direi che sono francesi. Un po'. Beh, comunque sono in due o tre, quanti sono? Shackham, quindi sono... Mi sa che sono in 5, 6. Essendo presumibilmente un indie, ci sta. Beh, però, beh. Camille Schöll, Nicolas Canassé. Ah, era Ludum Dare, ho capito. Ludum Dare è una famosa... è praticamente quello che ha fatto nascere anche Minecraft. Praticamente è questa Killing Monster Redino. Healing Indecision Bambi, Doing Bad Things Zephyroth. Playing You, bella storia. Bene, ottimo. Ludum Dare è un è diciamo una fiera, è un congresso videoludico in cui praticamente c'è la sfida. Dati le stesse basi a tutti, e non so se con Unity o con che altro programma, e realizzate un gioco in un tempo. Ah, abbiamo completato l'86,8% del gioco? Esatto. Quindi ci mancano il ancora... Beh, qualche cassa non l'abbiamo preso e non abbiamo sconfitto il tizio dei... Ah, poi tutte quante le stelle non le abbiamo prese. Già. Hai vinto il gioco. Perfetto. E no, comunque Ludum Dare è questa, diciamo, questa sfida tra vari programmatori. Hai un tot di ore e devi creare un gioco dall'inizio alla fine. E direi, è il momento... È la situazione in cui hanno creato Minecraft, per intenderci. Perfetto. È il momento intanto innanzitutto di ritornare visibili, quindi okay. Sfumata e ritorniamo. Speriamo che questa serie vi sia piaciuta. Perché, dottor? Vi invitiamo a commentare, scrivervi se ancora non l'avete fatto, fare tanto l'amore. A consigliarci qualche indie che a voi è piaciuto molto. Esatto. Che fondamentalmente, perché sono belli indie? Perché sono sfiziosi, durano generalmente non una cosa... Poco impegnativi. E vanno via come l'acqua. Esatto. E quindi niente, qualsiasi sia la vostra futura scelta, fatela sempre soltanto su Obless, il mio canale sul tubo italiano, il canale degli indie. Il canale di... sì, fino adesso abbiamo fatto tutti i driver che non sono indie, però dettagli, una cosa, una roba più major di driver. I Metal Gear l'indie c'è. Ah sì, molto. Quindi ci sta, rientra sì, sì. Nel contesto sì. Ciao. Boh, cosa facciamo? Film? Ci guardiamo The Grand Tour? Ah, giusto, bravo. Guardiamo The Grand Tour. The best show in the world. Click power! Pokémon probabilmente morirà. Ti ammazzo! Tutti su Obers, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto prima. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Cioè...